Amici di Zoom, siamo a Catanzaro davanti il Tribunale, davanti la Procura di Catanzaro, ma parliamo di Lamezia Terme perché la DIA di Catanzaro ha arrestato quattro imprenditori del settore edile accusati di essere organici alla cosca Giampà di Lamezia Terme, la cosca dell''Ndrangheta che voi ben conoscete, che ha il controllo delle attività illecite nella stessa zona. Vediamo allora e sentiamo la conferenza stampa, c'è il procuratore della Repubblica, vediamo quello che ci dicono sulle dichiarazioni dei pentiti e quindi sui relativi arresti alla Lamezia Terme. Buongiorno. Continuando sempre nelle attività sulla Lamezia, la Procura ha ottenuto un ulteriore risultato, risultato che si concreta nel fatto che sostanzialmente sono stati individuati alcuni imprenditori che con le loro società, le loro aziende e le loro ditte in sostanza erano l'aspetto della cosca per quanto attiene all'imprenditoria. Si tratta di imprenditori, noi abbiamo chiesto la misura per 5, è stata data per 4, tranne uno, mi parlo un cianfrone Francesco, adesso non vorrei, per lui sì, insomma, tranne uno. E il problema è sostanzialmente questo, che normalmente gli imprenditori rispondono di concorso esterno in associazione mafiosa, perché sulla base anche di alcuni indirizzi giurisprudenziali che distinguono imprenditore soggiacente e compiacente. Questa volta siamo molto al di là, perché questa volta questi imprenditori sono intranei sostanzialmente alla cosca Giampà e sono quelli che realizzano buona parte, una parte dei lavori che si eseguono in Lamezia, sia nel campo dell'edilizia privata che qualche volta attraverso i subappalti nel campo dell'edilizia pubblica, e emerge dall'insieme dei contributi dichiarativi che sono venuti fuori che è la cosca Giampà, con qualche distinguo o dissidio anche all'interno della stessa, tra gli uni o gli altri, su chi preferire, che sono loro che muovono le fila di chi deve lavorare e chi non deve lavorare alla Lamezia Terme. È così, lei è d'accordo con me? Adesso questo si pensava, si supponeva, si è sempre supposto, perché sono in qualche misura voce corrente nel pubblico. Questa volta però i colpi subiti dalla cosca Giampà sono tali che hanno determinato contributi dichiarativi che hanno fatto luce su questo, e quindi è giudiziariamente, fino a qui ovviamente, perché il futuro non lo prevede nessuno, è accertato che questi signori con aziende e ditte sono stati sottoposti a sequestro per un valore complessivo stimato credo di 25 milioni di euro, così mi hanno detto, sì. Se io non vado errato, complesse aziendali. Sì, complesse aziendali, quote societarie, ditte, insomma, questo sono gli arrivi. E allora, sono loro, muovevano le file, con contrasti addirittura interni, per cui c'era una volta Bonaddio che preferiva uno e fino a un certo punto, perché gli realizzava la casa gratis a lui, ovviamente, no? Che ne so io, dove non lo so, però così è. E allora poi però Giuseppe Giambano dice adesso interviene quest'altro imprenditore. Questa è la sostanza delle cose. E l'indagine è stata curata oltre che dal procuratore Borrelli, dal dottore Romano, per quel che attiene al coordinamento della Procura della Repubblica, è stata svolta, bene svolta, nella parte sia personale che nella parte cautelare reale, dalla sezione DIA di Catanzaro, in questo momento retta dal colonnello Conte e in precedenza dal dottore Cannarella, che ha lasciato per andare a Bologna, e ovviamente sezione a cui capo sta il centro DIA di Reggio Calabria rappresentato dal colonnello Ardizzone. Io ho detto tutto, la parola al procuratore Borrelli. Insomma, e chi la vuole? Io sono molto sintetico. La misura è piuttosto agile, in realtà noi abbiamo rilevato che vi era un completo
controllo da parte della Cosca Giampà delle forniture di calcestruzzo per quanto riguarda, diciamo, non solo per la verità gli appalti pubblici, ma anche gli appalti privati nella zona di Lamezia. Attraverso praticamente anche un meccanismo, come dire, piuttosto elaborato, che prevedeva come dire, anche delle forme di controllo da parte del gruppo Giampà, diciamo, dei quantitativi di calcestruzzo fondi. Ci hanno ricostruito, insomma, come venivano fatte le imposizioni. E questa chiaramente è una delle finalità, diciamo, dell'associazione mafiosa, perché tra le finalità dell'associazione mafiosa vi può essere anche quella di condizionare, diciamo così, l'economia, al di là del fatto, voglio dire, che addirittura vengano commessi o non commessi delitti intesi in senso stretto. Quindi diciamo, si delinea ulteriormente questa cosca Giampà, diciamo, nelle sue vocazioni anche di controllo dell'economia. Non si delinea ancora completamente, perché, insomma, le indagini sulla cosca Giampà sono sostanzialmente insomma alla metà, va bene? Diciamo di quello che direi che abbiamo ancora, diciamo, molto lavoro da fare, però come è noto, voglio dire, devo dire che abbiamo avuto la necessità anche, come dire, di affrettare questa parte relativa ai rapporti con alcuni imprenditori nel settore del calcestruzzo, perché abbiamo voluto dare un segno immediatamente percepibile del fatto che non è che era passata la tempesta e quindi, insomma, le cose potevano ricominciare un'altra volta come prima. Insomma, ci sono, noi abbiamo rilevato, insomma, anche da cose apparentemente banali, però ci sono degli strani movimenti sulla Mezzia, insomma, notizie che vengono diffuse, diciamo, come dire, soggetti per la verità squalificati, che svolgono praticamente ruoli di fonte e di motore di circolazione di notizie in qualche maniera allarmistiche o viceversa falsamente tranquillizzanti. Però anche su questo noi abbiamo praticamente le idee che sono molto chiare, perché ovviamente, diciamo, anche su questo, anche di questo ci siamo occupati e anche su questo abbiamo lavorato. Abbiamo una percezione sostanzialmente anche chiara di quelli che sono, diciamo, gli equilibri criminali in questo momento esistenti a Lamezia, sia per quanto riguarda il passato e anche per quanto riguarda il presente. Cioè, insomma, sappiamo, abbiamo individuato quelli che sono i nuovi gruppi che mirano a prendere il posto di quelli che sono stati scompaginati o di quelli che potranno esserlo nei prossimi tempi. Insomma, riteniamo sostanzialmente che con la fine del 2013 insomma, riusciremo a concludere le nostre attività, diciamo, non sul clan Giampà ma sull'intera Lamezia Terme, diciamo, quindi speriamo di poter mantenere questi tempi che fino ad ora si sono rivelati tutti fondati, perché praticamente, diciamo, l'operazione Medusa si è conclusa con secoli di carcere, sì. E anche successive scarcerazioni che ci sono state, poi insomma c'è stata qualche sentenza della Cassazione, ma sono vicende che attengono, come dire, a situazioni di carattere processuale, insomma, cioè nel senso documenti che sostanzialmente sono stati prodotti in Cassazione, già prodotti al riesame, insomma, in maniera chiaramente più o meno parziale, insomma, voglio dire, insomma, non abbiamo avuto pronunce della giurisprudenza di legittimità che sconfessino nel merito il quadro accusatorio, è chiaro? Diciamo, quindi per la verità siamo assolutamente soddisfatti e, diciamo, contiamo di essere ancora più soddisfatti nell'immediato futuro, procuratore. Diciamo così. Ora abbiamo anche iniziato a colpire quella che viene chiamata la zona grigia, non scrivetelo però, che è una battuta questa.
Volevo dire che noi dobbiamo colpire la zona bianca, però praticamente la battuta vi diffido. No, perché siccome si è parlato molto di questa zona grigia lametina, diciamo, ma non esiste zona grigia, queste sfumature di colore secondo me sono sbagliate, perché se uno concorre in un'associazione mafiosa o internamente o esternamente è nero, non è grigio, se uno non concorre è bianco. Sì, allora non ha nulla di quello. È un eufemismo per indicare questi soggetti che da anni, sì? Da anni sono al servizio del clan, soprattutto uno. Infatti noi abbiamo contestato non il concorso esterno, quindi l'abbiamo considerato non zona grigia, ma abbiamo considerato zona nera. Abbiamo considerato zona giampà. Perché il nome di un soggetto di questo ricorre fin dal 1980. Allora, guardi, su questo, diciamo, voglio dire questo. Secondo me, noi qua, non so se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, poi praticamente, voglio dire, ce lo dirà tra anni, insomma, poi si farà una valutazione di quello che è stato fatto in questi anni. Però io spero che noi praticamente riusciamo a, lasciare un solo segno. Cioè riusciamo a lasciare una banca dati della DDA che sia praticamente organizzata e più. Figurati che noi ora stiamo, diciamo, proprio con la DIA, stiamo prevedendo di recuperare tutta una serie di dichiarazioni di collaboratori di alcune aree del distretto, proprio per lavorarle e inserirle in banca dati dove non sono mai state inserite, ha capito? Cioè quello è un dato fondamentale, perché voglio dire, tutte queste cose che lei dice, ci sono vecchie dichiarazioni di un collaboratore, e poi chi lo sa se queste dichiarazioni... Non sono dichiarazioni di un collaboratore, sono niente, perché il nome di quello, il cognome di quello, sì, vabbè, finire anche una relazione antimafia che ha dato, sì, poi... Sì, però sì, certo, però il problema è che questi atti, per poter essere utilizzati, devono essere innanzitutto reperiti. Cioè, capito che voglio dire? Non si può, si deve poter prescindere dalla memoria storica di chi li ha redatti. Cioè, io praticamente, se io ridico un verbale di Giuseppe Giampà, cioè quel verbale deve essere usufruibile anche a prescindere dalla mia presenza in ufficio. E il meccanismo, e questo meccanismo è il potenziamento, diciamo, ovviamente, della banca dati della DDA. Questo, insomma, è il concetto di fondo, cosa sulla quale noi, insomma, stiamo lavorando. Va bene? La recrudescenza di questi giorni è insita nel discorso che lei faceva. Noi chiuderemo nel 2013 una mappatura di quello che sta succedendo, quindi le bombe adesso in via del progresso, ce ne sono state due o tre nell'ultima settimana, quindi fanno parte di questa, entrano dentro in questa mappatura. Sappiamo che ci sta una recrudescenza, diciamo, su Lamezia Terme, diciamo. Però chiaramente non possiamo dire quello che sappiamo, perché stanno facendo queste cose, diciamo, siamo al corrente che c'è una recrudescenza, ma voglio dire, ne parleremo in un tempo ragionevole, diciamo, di quello che sta succedendo. Posso dirle una cosa da calabrese? Cioè, illudersi che queste operazioni possano definitivamente debellare la criminalità organizzata o la criminalità che potrebbe essere in questo caso ancora neppure organizzata è una pia illusione. Cioè io dico che bisogna mettere le condizioni, e lo stiamo facendo, perché ognuno possa comportarsi adeguatamente, perché è chiaro che quando si crea un vuoto, cioè quando una cosca viene frantumata, come è accaduto diciamo per la cosca Giampà, a parte il fatto che noi sappiamo che ci sono le cosche hanno avuto rapporti talvolta concorrenti, talvolta collimanti, talvolta eccetera eccetera, ma a prescindere quindi che ci sono altre cosche in quell'area, ma non è questo il problema è che c'è sempre qualcuno che si erge e si vuole sostituire al potere che non c'è. Cioè, perché si parte dal presupposto che la gente comunque ha paura, che gli esercenti hanno paura, che i professionisti hanno paura, e quindi io che faccio? Intervengo e mi sostituisco. Quindi noi abbiamo delle dinamiche continue, e purtroppo dico che le nostre forze di polizia e anche noi qualche volta
anzi il più delle volte arriviamo tardi. Bisognerebbe stroncare sul nascere questi ulteriori tentativi attraverso un controllo del territorio, che non c'è, perché lei pensa, se noi non avessimo avuto tutti questi contributi interni che sono partiti da alcune operazioni, da alcuni colpi messi a secco nella maniera giusta, noi non saremmo arrivati a questi risultati, perché pur essendo alcune cose di dominio pubblico, ma noi dobbiamo farle diventare di dominio giudiziario, cioè devono essere dimostrate, ci vuole un apparato probatorio adeguato che regga nel giudizio, altrimenti diventano vittime e dobbiamo pure risarcirli. E io mi sono trovato in questa esperienza su Catanzaro, ma anche altrove, di gente che ha giustificato i propri acquisti con le indennità ricevute per scarcerazione ingiusta. Ne ho dovuto tenere conto. Sì, ma ne abbiamo dovuto tenere conto. Ecco, dico questo da calabrese, illudersi non è così. Dobbiamo capire che è un problema di tutti, come cittadini, come imprenditori, come società politica, se no è così. Questo è. No, ma dice una cosa giusta, perché noi già sappiamo, per esempio, che alcuni spazi, diciamo, resi disponibili, resi liberi, che chiaramente ma in questo momento ci stanno, noi sappiamo che i Gianpa stanno facendo alcune cose, va bene? Poi sappiamo che, per esempio, altri gruppi storici di Lamezia sono in questo momento in una situazione di cercano di far vedere, di farsi dimenticare, no? Diciamo così. Però ce ne sono altri nuovi, diciamo, che si vanno costituendo, che in questo momento sono anche difficili da definire come mafiosi, come ndranghetistici, perché praticamente sono dei gruppi di insomma banditi metropolitani, sono gang, piccole gang, no? Diciamo così. Ne sappiamo nomi e cognomi tutti quanti. Però praticamente il problema reale è che questo è il momento di non farli diventare mafiosi. Allora, se a un certo punto, diciamo, i destinatari di richieste estorsive si presentano, fanno delle belle denunce e praticamente ci mettono in condizione nel giro di 2 mesi di prenderli e di sbatterli tutti quanti dentro, in questo momento quelli sostanzialmente non hanno nemmeno il tempo di sviluppare una capacità di intimidazione per il dopo, cioè, perché questi sono delle piccole gang metropolitane. Dice, ma a me non mi costa niente dare 100 euro, va bene, diciamo, per stare tranquillo. Sì, ma quei 100 euro che tu dai oggi a questi qua, domani non saranno più 100, ma saranno molto di più, 1000-2000, perché chiaramente quelli non saranno più dei banditelli, ma saranno sostanzialmente delle organizzazioni ndranghetistiche in senso proprio. Questo è il concetto di fondo. Per questo serve la collaborazione dei cittadini. E praticamente, voglio dire, collaborazione dei cittadini che in questi mesi noi abbiamo anche avuto, sia chiaro, diciamo, non è che abbiamo avuto la stessa situazione di omertà che avevamo avuto nel periodo precedente, dove non c'era 'ndrangheta a Lamezia Terme, sembrava, diciamo, perché nessuno denunciava, no? Oggi praticamente la situazione è cambiata significativamente, però praticamente i cittadini devono capire che non è che devono denunciare solamente i perdenti, i moribondi, devono denunciare anche, voglio dire, coloro che e devono avere fiducia nella magistratura e nelle forze di polizia sul fatto che le loro dichiarazioni siano trattate e gestite in maniera tale che a loro non accada niente per averle rese. Chiaro il concetto?